Buongiorno a tutti. È possibile vivere bene e prosperare in un mondo e in un territorio che sia carbon neutral, cioè dove le emissioni dei nostri gas serra provocati da noi siano assorbiti dalle foreste locali? Ci chiede questa cosa troppe rinunce, oppure il costo di non fare niente è ancora più alto di quello che sarebbe rimanere cercare di migliorare in questo senso. Una delle cose che mi ha colpito di più in questo periodo è stato il fatto che degli economisti, anche piuttosto importanti, sono usciti con delle frasi che sono state appunto che hanno cercato di chiarire un po' la situazione, che il potenziale fallimento delle politiche di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici sono il rischio numero uno per impatto e il numero due per probabilità nei prossimi 10 anni per lo sviluppo economico. E allora, sapete appunto magari dell'impegno dell'Europa entro il 2050 a essere carbon neutral, ma ci sono delle città anche importanti, anche molto grandi, che hanno preso degli impegni importanti per l'appunto per cercare di arrivare ancora prima a questi traguardi. Però quello che forse non sapete è che c'è un territorio, la provincia di Siena, che ci è arrivato nel 2011, e vi faccio vedere come. Questa è una storia che comincia col 2006 praticamente, e in cui il nostro gruppo di ricerca è stato chiamato a fare appunto il bilancio dei gas serra della provincia. Nel 2008 il primo bilancio è stato certificato secondo lo standard internazionale ISO 14064. E in grigio vedete le emissioni, in verde gli assorbimenti, e vedete appunto che nel primo anno le emissioni eccedevano rispetto agli assorbimenti, che rappresentavano il 72% appunto di quello che erano le emissioni. Ora immaginatevi un po' la scena, io presento questa cosa in cui appunto c'era un elemento di novità molto importante, perché eravamo, a quello che sappiamo, i primi al mondo ad avere un bilancio certificato per un territorio, e il presidente della provincia di allora, preso dall'entusiasmo, dice: ok, bene, visto il risultato brillante, noi vogliamo diventare carbon neutral entro il 2015. Ecco, io in quel momento mi sono sentito male, mentre tutti applaudivano. Io non so, mi sono visto un film davanti. Avete presente quando c'è uno che guida la macchina, non va e prende a cazzotti il volante? Ecco, io in quel momento mi sentivo il volante. E, per fortuna però le cose, diciamo, non sono andate troppo male, anzi sono andate decisamente bene, perché si è innescato un circolo virtuoso, perché la provincia ha deciso in questo periodo di non fondare le sue politiche con, diciamo, su misurazioni che riguardavano soltanto gli elementi economici, usando l'euro come indicatore fondamentale, ma ha deciso di utilizzare anche un indicatore strano, le tonnellate di CO2 equivalente. Ed ecco che allora che in quel periodo, appunto, in questo periodo di tempo, la provincia non ha solo fornito i dati per essere analizzata, ma ha anche formulato delle politiche, e poi il nostro gruppo di ricerca è stato quello che ha fatto il bilancio e ha anche misurato la bontà delle politiche con, appunto, indicatori. Il tutto, appunto, verificato come correttezza per dati e per metodologie. E di politiche che sono state fatte in questi anni sono state parecchie. Ad esempio, parto da quelle più eclatanti, un piano energetico provinciale che ha portato all'indipendenza per l'energia elettrica della provincia di Siena. Prima importava energia elettrica e dopo ha cominciato ad esportarla. Questo grazie a un aumento cospicuo delle energie rinnovabili e della parte geotermica. Un piano di rifiuti che ha portato da più di 40 discariche a una, e che ha visto un allargamento, un ampliamento del termovalorizzatore che ha contribuito ulteriormente appunto all'indipendenza dell'energia elettrica. Anche cose molto più piccole. È stata imposta la revisione annuale delle caldaie, e questa cosa piccola, che è stata vissuta da molti cittadini come una vessazione,
In realtà, alla fine di questo periodo, abbiamo verificato che ha portato a un 30% in meno dei consumi di metano, 100 euro ben spesi da ciascun cittadino ogni anno. E nel periodo anche l'estensione forestale, grazie a una politica di protezione delle foreste e anche a una maggiore protezione dagli incendi, ha visto un quasi 20% di aumento delle foreste. E questo, appunto, vedete nel tempo quello che è successo al bilancio, e dal 2011 la linea gialla, che è quella del bilancio netto, è passata dalla parte verde, è passata dalla parte degli assorbimenti e non da quella delle emissioni. E vedete che più o meno rimane costante o quasi con lievi oscillazioni ogni anno. Tenete conto che in questo periodo il PIL della provincia è aumentato del 20%, quindi vedete che a proposito di rinunce gravi non è proprio necessario farne. Quindi ha funzionato tutto benissimo? Sì e no, ha funzionato tutto bene per quello che riguarda i risultati. Non ha funzionato altrettanto bene la comunicazione, perché tutt'oggi, quando andiamo in giro a raccontare anche a Siena che la provincia è carbon neutral, vediamo queste facce. Ringrazio i miei collaboratori più giovani che sono prestati a sta gag, che sono, diciamo, nella migliore delle ipotesi stupiti, altrimenti completamente scettici. E diciamo a simboleggiare e a cercare di sollecitare anche le autorità a fare un po' più di comunicazione, quando andavo a presentare i bilanci mettevo sempre questa diapositiva chiedendo dove è stata scattata questa foto, e le risposte erano sempre quella località, quell'altra località, eccetera. La risposta era che questa foto non è stata scattata da nessuna parte, perché questo è un foto inserimento che abbiamo fatto noi del gruppo, mettendo appunto con Photoshop un cartello che non c'è. E quindi diciamo che in questo periodo abbiamo anche capito appunto che cosa non ha funzionato. Un progetto completamente top down che ha visto appunto i cittadini partecipare in forma molto limitata e anzi a subire qualche volta le cose che venivano fatte. Abbiamo deciso di ribaltarlo questo approccio, siamo passati a un concetto diverso, che è quello di alleanza territoriale, simile all'alleanza per lo sviluppo sostenibile, ispirata a quell'idea lì, in cui appunto non c'è qualcuno che impone di fare qualcosa, ma ci sono alleati che decidono di fare qualcosa in più per migliorare ulteriormente la situazione. E l'idea appunto dell'alleanza è quella di far conoscere meglio possibile cosa è successo e quali sono le caratteristiche del territorio che permettono che questo sia successo. Sensibilizzare la partecipazione e anche, diciamo, avere un moto di orgoglio. Pensate che a oggi non c'è nessuna azienda in provincia di Siena che usa il fatto di essere carbon neutral nel proprio marketing, neanche una. Sensibilizzare la partecipazione e creare un moto di orgoglio potrebbe andare appunto in questo senso. Questi due fattori possono poi, sono quelli che saranno decisivi per consolidare nel lungo periodo questo risultato. Poi ci siamo detti anche che tutto sommato possevamo essere anche di esempio per altri territori, perché il nostro percorso l'abbiamo fatto, abbiamo fatto le nostre cose buone e le nostre cose cattive, le cose che non hanno funzionato, per cui abbiamo da raccontarla questa cosa. Ma prima di vedere questo aspetto sull'esportabilità, diciamo, del nostro progetto, facciamo un'altra piccola zoomata e vediamo che cosa succede nel territorio della provincia di Siena. Ci sono le zone verdi, ovviamente, che sono quelle in cui si assorbe di più, quelle rosse in cui si emette. Ovviamente questo chiama anche a diverse politiche da fare, ovviamente sulle zone verdi, magari verdi chiare o bianche, c'è da cercare magari di aumentare la copertura boschiva, su quelle rosse c'è da fare operazioni magari sì anche di arredo urbano e di alberi in città, che sono importanti, però ci sono anche altre cose più importanti da fare. E se zoomiamo ancora su Siena, vediamo che
il 28% delle emissioni arrivano dalla città di Siena, di tutta la provincia, ma solo il 2% degli assorbimenti. E vi faccio vedere un po', un attimo, come potrebbe funzionare un percorso di decarbonizzazione della città. Qui vedete nella parte rossa il comune di Siena reale, la parte in verde invece è la foresta che ci vorrebbe per compensare le emissioni del comune di Siena. Nella parte bassa, in verde chiaro, ci sono invece le aree verdi veramente esistenti. E abbiamo anche attribuito, diciamo, le emissioni ai vari settori energetici, dei trasporti, all'agricoltura e così via, ai rifiuti, e qui li abbiamo anche colorati per farvi rivedere meglio. A questo punto possiamo cominciare a vedere come decarbonizzare e che cosa fare per decarbonizzare. Ecco, se togliamo le emissioni che sono assorbite localmente dalle aree verdi esistenti, abbiamo visto sparire un pezzetto alla base che riguardava l'agricoltura e quasi tutta la parte dei rifiuti solidi. Se decidiamo di cambiare tutte le nostre lampadine e di averle tutte a LED invece che con la tecnologia vecchia, vedrete che in cima sparirà un pezzo del blu. Se poi invece cominciamo a usare i tetti dei campanoni delle zone artigianali e industriali della periferia di Siena, si vede che sparisce un altro bel pezzo. E questa cosa potrebbe andare avanti con politiche sulla coibentazione delle case, che porterebbe a a una bella riduzione della parte arancione e così via, fino ad arrivare alla neutralità. L'abbiamo già fatto e possiamo farlo anche in questo caso. Quindi, il modello è esportabile? Eh sì, è esportabile tutto, sia nella prima parte, diciamo, che è condotta alla neutralità di carbonio, sia in quest'ultimo pezzo qua. Perché è vero che la provincia di Siena ha caratteristiche peculiari, la bassa popolazione, la bassa densità di popolazione, un largo territorio, la presenza della geotermia, però questo fatto ha inciso soprattutto nella prima parte, non ha inciso particolarmente nella parte di miglioramento che è stato appunto in pochi anni, dal 72 al 108%, e questo senza l'aiuto della popolazione, in un certo senso, che ha subito questo pezzo di percorso. E quindi se si coinvolge dall'inizio la popolazione, possiamo avere risultati ancora migliori di quelli che ha avuto Siena in questo percorso, e credo che sia appunto completamente esportabile e non visionario pensare di dimezzare le emissioni al 2030. Come ultima cosa, un bilancio. Cosa abbiamo? Che cosa ci manca? Quello che abbiamo fino ad oggi è la conoscenza per fare l'analisi. Sono i dati, la maggior parte dei dati a disposizione per fare le politiche ce li abbiamo già. Capacità tecnologica c'è, non c'è dubbio, lo vedremo anche più tardi. Capacità di pianificare c'è, anche questa. In questo ultimo periodo specialmente i nostri pianificatori hanno cominciato a pensare alle nostre città in maniera molto diversa da come l'hanno pensata fino ad oggi. Cosa manca? Manca una conoscenza, una coscienza diffusa, una consapevolezza che questi problemi siano urgenti e importanti. Lo sono, l'hanno detto gli economisti all'inizio della mia presentazione. Un ingaggio maggiore del sistema produttivo, perché ci sono solo i pochi front runners che fanno delle cose veramente importanti in questa direzione. E una leadership politica che conduca a delle azioni importanti. Perché solo dall'unione di cittadini, amministratori e imprese possiamo pensare di supportare tutti i cambiamenti che sono necessari per azzerare la CO2 dei nostri territori e far partire uno sviluppo che sia basato sulla qualità dell'ambiente e non basato sul saccheggio dell'ambiente. E poi la cosa che vorrei veramente che succedesse è che queste esperienze, tutte le esperienze che stanno partendo, venissero messe in condivisione,
perché nessuno debba reinventarsi il percorso da capo. Ci sono degli iter amministrativi, delle idee che devono essere appunto messe in condivisione fra tutti, perché insieme è meglio che da soli. Noi abbiamo dovuto in questo senso aprire un sentiero, ma creare una rete di territori carbon neutral penso che sarà una cosa, uno step molto molto importante da fare nel futuro, perché sta partendo Parma in questa direzione, sta partendo Bologna, sta partendo Belluno, e quindi mettere insieme tutte queste esperienze può essere veramente la svolta per far sì che i nostri territori diventino davvero carbon neutral. Grazie.